Allora, continuiamo con questa seconda parte con Giulia Alberico, che non ha bisogno di presentazioni, essendo una scrittrice ormai affermata e con all'attivo tante pubblicazioni. Allora, l'ultima pubblicazione che Giulia ha fatto è un romanzo storico-religioso molto intenso, accattivante, di grande forza narrativa, ambientato in una delle più grandi epoche della nostra storia, che è quella del Rinascimento italiano. Attraverso questo romanzo abbiamo il piacere di conoscere la storia di Vittoria Colonna. Chi era Vittoria Colonna? Una poetessa, appunto di questo secolo, marchesa, una consigliera di papi, di vari papi, e di grandi personaggi dell'epoca. Allora, Vittoria è un personaggio complesso, era uno spirito libero, dotato però di raffinata cultura, di intuito politico, di fine sensibilità artistica. Una donna animata da profondi sentimenti religiosi, per cui ha combattuto nella sua epoca, però è anche una donna straordinariamente moderna, direi io. Perché? Perché ha avuto il coraggio di frapporsi a quelli che erano gli stereotipi dell'epoca, del suo tempo, per come gli altri vedevano le cose al suo tempo, specialmente per quanto riguardava la Chiesa Cattolica. È stata una custode di vari segreti della vita del tempo e ha dedicato la sua vita alla spiritualità, alla fede cristiana intensa, intesa però come testimonianza di un impegno a servizio della comunità. Allora, il romanzo, che è veramente affascinante, c'è una pagina tira l'altra, ed è animato da Vittoria e da Sosò, che è un personaggio però immaginario, no? Fantasioso. L'unico, esatto. Si intitola questo testo Il segreto di Vittoria. La vita di Vittoria Colonna ai tempi di Michelangelo. Faccio una breve parentesi. Non abbiamo il libro qui stasera e questa mi addosso tutte le colpe del caso. Vi spiego perché. Perché parlando con gli altri autori, io volevo portare il libraio che vendesse appunto i libri che presentavamo. Tutti mi hanno detto di no, che ci avrebbero pensato loro, di non coinvolgere. Io comunque ho coinvolto i librai di Casoli, per cui il testo di Giulia lo troverete, il romanzo, lo troverete comunque nelle librerie, ok? Allora, io vi saluto tutti, vi ringrazio, sono molto contenta di essere a Casoli, che è una città che mi ha accolto da anni con tanto affetto, a cominciare dalla amica Tina Castelnuovo, che mi ha invitato nella sua scuola molti anni fa, e poi Costanza Cavalieri e oggi l'amministrazione attraverso appunto la presenza di Anna. Mi dispiace molto che il mio libro non ci sia. Io non guadagno sulla base di quante copie vendo, perché i contratti vengono fatti all'inizio e poi va. Vi faccio vedere la copertina, tanto per darvi un'idea di chi era questa signora. È un quadro di Sebastiano del Piombo, il ritratto di Vittoria Colonna, marchesana di Pescara e Vasto, perché moglie di Ferrante d'Avalos. Però io vi racconto adesso chi è Vittoria Colonna. Vittoria Colonna è la più grande poetessa del Rinascimento italiano. È nata nel 1490 a Marino, in Castelli Romani, figlia di Fabrizio Colonna, un principe, e di Agnese di Montefeltro, duchessa di Urbino, quindi ha ricevuto un'educazione soprattutto dalla madre,
molto, molto, molto ricca. Si è sposata a 19 anni con Ferrante d'Avalos ad Ischia e purtroppo dopo pochi anni ha perso il marito. E lì inizia la sua produzione, soprattutto in rime, con le rime amorose dedicate a Ferrante. Lei ha una vera ossessione amorosa per questo che chiama il mio sole, con la S maiuscola. Non riesce a processare il lutto, si direbbe in termini psicoanalitici oggi. Diciamo che ci riuscirà un po', dopo molti anni, incontrando Michelangelo, da lei chiamato, o da altri anche, Michelagnolo, come nel libro. E chi è Michelangelo non ve lo devo neppure dire, era impegnato nella Cappella Sistina, quindi Vittoria lo incontra, lo frequenta a Roma. Sul piano affettivo e sentimentale sono questi due grandi incontri di Vittoria. Però Vittoria Colonna, chi insegna o è stato a scuola, ha studiato letteratura, l'ha trovata, delle rime di Vittoria ci sono nelle antologie scolastiche. A me non interessava tanto la poetessa, perché è stato scritto tantissimo su di lei, ma mi interessava capire perché su questa donna ci fossero dei segreti. Il primo segreto riguarda la tumulazione. Una donna così importante, consigliera di due papi, Clemente VII e Paolo III, che aveva corrispondenza con Carlo V, l'imperatore. Vittoria Colonna vive tra Ischia e Napoli all'inizio, siamo anche qui Casoli, eravamo Regno di Napoli, immaginiamo una geografia diversa, Regno di Napoli, Regno dello Stato Pontificio e poi il Nord Italia diviso tra vari ducati eccetera. Dicevo, di Vittoria Colonna, personaggio così importante che si dà del tu con i papi e con gli imperatori, non si sa dove è sepolta e non si è saputo per quasi 500 anni, fino a che nel 1990 uno storico ischitano ha invitato l'Istituto di Anatomopatologia di Pisa, quindi dei professori diciamo esperti, a esaminare un corpo contenuto nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, dove sono sepolti tutti i Davalos con il nome. C'era un'arca senza nome. In quest'arca c'era un corpo di una persona vestita esattamente con gli abiti che Vittoria ha in questo quadro di Sebastiano del Piombo. Perché quindi una sepoltura nascosta, una sepoltura segreta, tenuta segreta? E di qui parte una mia ricerca, diciamo, di archivio, di letture, di studi, e viene fuori un personaggio che conosciamo come donna colta, abbiamo detto, rimatrice, ma sul piano personale, al di là dell'amicizia con Michelangelo, poco altro si sa. E invece, come Anna diceva, è stata una donna di forte fede cristiana, non cattolica, cristiana, che si è battuta nella speranza che la riforma luterana, che aveva separato le chiese del nord da quella di Roma, potesse essere superata, potesse essere in qualche modo potesse trovare una cucitura. E per fare questo c'era il concilio, è stato indetto un concilio, il famoso concilio di Trento, che durò 18 anni, tra sospensioni, riaperture ed altro. Ovviamente quando finì era già morta lei e ovviamente
lo possiamo dire oggi, vinse là la conservatrice, non là la riformista del cardinal Polo e del cardinale Contarini, con i quali Vittoria aveva un rapporto strettissimo. Quindi Vittoria fa parte in Italia di una serie di circoli, possiamo chiamarli circoli, detti degli spirituali in odore di eresia, i quali più o meno nascostamente si incontravano, discutevano e parlavano, leggevano i libri di Lutero e cercavano delle risposte, delle possibili mediazioni. Questi circoli erano ad Ischia, a Napoli, a Palazzo proprio d'Avalos, a Ferrara, con Renata di Francia, che era apertamente calvinista, a Lucca e in tanti altri posti, a Viterbo, soprattutto a Viterbo. Questi personaggi erano donne, soprattutto donne, quindi va, forse la modernità è in questo, nel fatto che per esempio a Napoli si riunivano e discutevano apertamente di idee divergenti dalla Chiesa, dalla Curia Romana, su tutta una serie di punti di cui possiamo anche parlare. Uno è per esempio il sacramento della confessione, che voi sapete nelle chiese riformate non c'è. La confessione è diretta a Dio, o il celibato ecclesiastico. Cioè ci sono una serie di punti che hanno segnato la rottura e sui quali invece Vittoria, insieme a queste donne, soprattutto la Gonzaga, Isabella Marquez, ce ne sono tantissime, si davano da fare perché potesse poi la Chiesa di Roma come dire, accogliere la protesta di Lutero, il quale era stato già scomunicato, però le idee circolavano. Quindi in Italia la riforma dei paesi del nord ci fu, sotterranea, girò parecchio, però nel 1542 Paolo III istituisce il Sant'Uffizio, che era il tribunale dell'Inquisizione, dove il sospettato di eresia o di eterodossia, cioè appena fosse fuori dalla, diciamo, dalla aderenza totale ai dogmi del cattolicesimo, veniva convocato, processato e in genere pure mandato a morte, insomma. E molti anni dopo la morte di Vittoria, 20 anni dopo la morte di Vittoria, una sua dama di compagnia, l'unico personaggio da me inventato, il resto è il risultato di 2 anni di lavoro, di archivio, di libri, di studio, di lettere, pochissime. Ne abbiamo 5 di Michelangelo e 2 di lei. Abbiamo pubblicazioni varie, ma di altra natura, di carattere letterario e così via. Quindi che questo personaggio, quindi della dama di compagnia, infatti inizia, non vi voglio tediare, ma soltanto il primo rigo: ora che sono tutti morti, almeno quelli di cui voglio parlare, intendo raccontare soprattutto di lei, la mia amata Vittoria. Perché può parlare ora che sono tutti morti? Perché non rischiano di essere convocati dal Sant'Uffizio. È morto anche Michelangelo. Michelangelo è morto vecchissimo ed è morto nel, credo, 65. Lei scrive, so, questa dama di compagnia, inizia con il racconto, sono passati 20 anni, la memoria non mi fa difetto, voglio raccontare quello che è successo, quello che è stato, e racconta gli ultimi giorni di Vittoria, che muore a Roma, a Palazzo Contarini, e
E ricorda che Vittoria quasi non stava più, diciamo, in un sopore di morte, le diceva soltanto le carte, le carte. E lei diceva, ma quali carte? Perché era era pieno di sonetti, di lettere che si mandavano con Pietro Bembo, Castiglione, la re Pietro Aretino o anche l'imperatore Carlo V, e gli le mostrava, e lei faceva di no con la testa, fino a che trova nel fondo di un baule delle carte, gliele fa vedere, le fa segno di sì con la testa, e lei dice di bruciarle, ma Sosò non le brucia, le tiene e le tira fuori 20 anni dopo. È finita qui la storia, però si aprono tante storie. Questo libro non è una love story, non è una fiction, è il risultato di uno studio che però non è palloso, ve lo assicuro, perché io ho insegnato storia molti anni e la storia deve affascinare, perché sono passati secoli, ma i personaggi ci sono stati, hanno amato, hanno sorriso, hanno pianto. Il più bel complimento che ho ricevuto una volta da un alunno è che mi diceva, professore, lei parla di questi come se sono vivi. Ed è bellissimo, perché rendere vivo Cromwell era, insomma, quasi una pretesa. Però in realtà a me capita di calarmi in quel periodo. Ecco, se si ha voglia di scoprire che il Rinascimento non fu soltanto uno sfoggio di arte, di Raffaello, di Michelangelo, di una Roma splendida dei papi, ma fu il sacco di Roma, fu lotta tra francesi e spagnoli, fu il punto più basso del papato, e per poi lentamente risalire. Il punto più basso viene toccato con Paolo IV, che è Pietro Carafa, ahimè il capo dei teatini, invece lo abbiamo pure in qualche modo in famiglia. E tutto quello che io racconto è esattamente quello che è accaduto, e che mescola il personaggio di una donna tormentata anche da un difetto fisico che è stato accertato nell'esame dell'Università di Pisa, un problema che riguardava i genitali femminili di lei e che le ha impedito una vita sessuale normale. E lei ha amato Ferrante, credo, anche per questo, perché ha capito, ha tenuto il segreto con lei. E può essere la ragione per la quale l'arca senza nome è senza nome nella chiesa di San Domenico Maggiore. Ai Colonna non doveva far piacere che si sapesse che Vittoria aveva questo aspetto, che potremmo definire di ermafroditismo, ma non con chiarezza, perché i professori di Pisa hanno dichiarato che c'erano segni di virilizzazione. Ora, il segno di virilizzazione dipende anche dall'ampiezza del bacino, da tante cose, non soltanto dai genitali esterni. Comunque, Vittoria visse, tra l'altro, con questo segreto, con la perdita di Ferrante, che ha amato fino all'ossessione. Io direi c'era una ossessione amorosa, e ne è uscita lentissimamente fuori dopo aver incontrato Michelangelo nel 1536, molto più vecchio di lei, un uomo tormentato anche lui, dichiaratamente omosessuale, viveva una storia, ha vissuto per anni con un giovane bellissimo romano, però si sono amati. Come è stato possibile che una donna con un difetto fisico così e che un omosessuale si amassero? E i sonetti di Michelangelo ce lo dicono, è così. E questa è una risposta. Che amore è? È amore. Passavano i pomeriggi nell'orto di Macelle Corvi, dove
Michelangelo viveva nella parte di Roma, per chi conosce Roma, Piazza Venezia, la colonna Traiana, lì c'è la suburra iniziale, cioè quella parte popolare, un po' di da bidonville, insomma. Michelangelo era un tipo, come dire, un po' misantropo, non stava attento a come si vestiva o altro, e loro stavano lì, spesso in silenzio, si incontravano, parlavano, e forse era il loro modo di vivere una dimensione amorosa. Tantissime altre cose potrei dirvi, c'è politica, c'è decisamente politica, perché non pensiamo adesso al discorso, la Chiesa, il Papa, la fede. Il Papa era un principe come tale, aveva uno Stato e si metteva o da parte dei francesi o da parte degli spagnoli, a seconda, tant'è che l'ambiguità di Clemente VII fece scattare in Carlo V, che era l'imperatore di Spagna, fece scattare la rivolta, il sacco di Roma. E perché parliamo di Vittoria qui? Beh, insomma, qui a caso perché il regno di Napoli, e quindi lei era comunque. E però era marchesa di Pescara, di Pesco Costanzo e di Vasto. Basta, io ho finito, grazie.